Mattia Perissinotto, concordi con l'analisi di Mister Cotta? Al Varese quest'oggi è mancato solo il gol. Sì, assolutamente, siamo partiti bene, abbiamo finito bene, a parte, vabbè, l'ultimo episodio che poteva, ma come al solito noi uno o due episodi ogni volta li subiamo, però siamo bravi, insomma, a non prendere gol, all'ultimo secondo abbiamo rischiato, però insomma ci è mancato assolutamente solo il gol, perché comunque abbiamo palleggiato no noi 90 minuti, li abbiamo tenuti lì, loro ovviamente avevano bisogno di punti perché devono salvarsi, quindi si sono messi tutti dietro. E noi insomma abbiamo provato a vincere la partita, ovviamente, perché il nostro obiettivo comunque è centrare assolutamente i playoff. Una situazione che si è riproposta ancora una volta contro una squadra in medio-bassa classifica, così come in altre occasioni, cioè vi parlate, cercate di trovare una soluzione per tirar fuori queste squadre che si chiudono così tanto? Sì, no, beh, ovvio, ci parliamo tutta la settimana, insomma, perché comunque sapevamo che poteva essere una gara del genere, loro ovviamente hanno bisogno di punti e quindi anche un punto per loro era prezioso e quindi si chiudono dietro. Noi comunque cerchiamo con il palleggio di tirarli fuori, poi provare ad imbucare o comunque con un cross a far gol. Oggi purtroppo ci è mancato, insomma, e abbiamo fatto di tutto comunque per provare a portarla a casa, secondo me. Ci è mancato solo il gol. Domenica prossima si chiuderà il campionato a Gozzano, che partita ti aspetti? No, io sono sicuro che sia io che i miei compagni faremo una grande settimana assieme e che riusciremo a centrare l'obiettivo playoff che ci siamo prefissati, sperando anche di vincere a Gozzano, assolutamente. Da qualche partita ormai il centrocampo ha trovato una sua quadra con te, Zazzi, Palazzolo e Stampi. Come, cioè, l'intesa tra di voi cresce sempre più. Sì, no, io mi trovo molto bene, ma anche comunque con i compagni che subentrano, Malinverno, Mandelli, Ortelli, mi trovo assolutamente bene con tutti, perché comunque in settimana sia chi gioca che chi gioca meno lavoriamo tutti alla grande assieme, quindi è un grande gruppo, insomma, sono contentissimo di essere qui, insomma.